Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Ore Talk. Oggi abbiamo ospite con noi un grande della televisione e non solo, Dario Ballantini, che già vedo e faccio invito per farlo entrare. Ciao Dario! Ciao, hai visto? Ce l'ho fatta subito, eh? Hai visto? Subito, subito, era facilissimo! Fosse complicato invece. No, è facilissimo. Innanzitutto, come stai? Bene, dai, un po' stanco, faccio un po' in su e in giù, però bene. Allora, adesso parleremo perché allora io parto subito che per me è molto importante averti. Perché? Perché noi di solito intervistiamo attori, registi, ovviamente che fanno parte del cinema di genere, no? Abbiamo avuto Lamberto Bava, Claudio Simonetti dei Goblin, Davide Marotta, che è uno dei, insomma, un grande attore, e tantissimi altri. Dario Ballantini viene conosciuto soprattutto, diciamo, per Striscia la Notizia, che è il programma che ti ha portato, no? Insomma, grande successo. Insomma, il pubblico ti conosce principalmente per Striscia la Notizia, anche se tra poco parleremo, perché tu sei anche un grande pittore. Insomma, pittore. Grazie. Eh sì, ho visto molti, molti. Ma insomma, io amo la pittura perché mio padre è stato un pittore macchiaiolo, mio padre conosceva Manzù, quindi io sono nata con l'odore della pittura nelle narici. Quindi, insomma, quando sento pittore vado subito a controllare, a vedere. Mio padre sarebbe curiosissimo, seppur macchiaiolo. Allora, e quindi, insomma, sì, sei conosciuto per Striscia, ma peraltro, e soprattutto è molto bello il fatto che sei un appassionato di horror. Sì. Perché molti potrebbero pensare, ma è un comico, comunque non associerebbe, no? Tra l'altro, proprio ieri sera, come tutte le volte che faccio il finale di uno dei miei spettacoli teatrali, che è quello su Petrolini, sottolineo il fatto che, per esempio, Petrolini ha anticipato la comicità mista horror, che poi ha ispirato tantissimo cinema, ma il più facile da citare è il Joker, che ha vinto qualche anno fa l'Oscar. Petrolini era di fine 800 e mi ha sempre attratto per il suo mescolare l'horror al comico. È vero, che poi sono molto abbinati, è vero, perché poi, per esempio, l'horror comedy è un sottogenere famosissimo ormai, cioè, sia in Italia che all'estero. Insomma, sono due generi che si combinano bene insieme, no? Sì, ma nel suo caso, capito, era fine 800, così riuscire a far ridere e fare anche paura nello stesso tempo è una cosa che poi è riuscita a pochi, secondo me, come attore, dico io. Forse a Totò, in Totò Diabolicus, ecco, è riuscito a raggiungere un livello talmente grottesco da fare anche paura. Esatto. Allora, comico e imitatore. Leggo che alcune cose non le sapevo, che il tuo debutto è arrivato, insomma, correggimi se sbaglio, con Ciao Gente di Corrado, il grande Corrado dell'83. Sì. E lì la paura non era per l'horror, ma per la paura di essere un diciottenne davanti a un mostro sacro della TV. Eh sì, eri piccolissimo, 18 anni, quindi insomma, esatto, un grande Corrado che è Ma stato il mio mito, ecco. poi aveva un carisma eccezionale, sapeva tenere tutta la puntata sotto controllo, insomma, aveva sia mestiere che passione. Guarda, io leggo, poi ce ne saranno sicuramente tanti altri perché io ti ho seguito nel corso di anni a Striscia, quindi allora, Dal 94. imitazione di... Eh? Sono dal 94 a Striscia. Capisci? Mi ricordo perché Donald Trump, Valentino, mi dico Valentino, Gianni Morandi, Valentino Rossi, Vasco Rossi, Papa Francesco, mi ricordo. Dato Anna Maria Cancellieri, Luca Cordero di Montezemolo, Roberto Maroni, la Brambilla, Nanni Moretti, Gino Paolo, Ignazio La Russa, Tony Renis, Matteo Renzi, che Ora proprio Draghi, Salvini. Sono tanti ancora. ma sì, sono tanti, c'è Alfano, Margherita Hack, Giulia Bongiorno, Bertolaso, Antonio Fazio, La Camusso, Rigoletta, Matteo Salvini, che insomma fai anche in questi tempi, Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Draghi per ultimo, insomma. Ma quando è che c'è Dario? Ma non certo quando imito, perché io ho il tema di annullarmi completamente, sebbene sotto mantengo mia ironia così, però la passione per l'arte dello scomparire. E Dario forse quando dipingo, o magari nella parte di teatro, ossia nello
scritto su Pietrolini che su Dalla, in cui spiego perché nella mia vita ho amato certi personaggi, ma insomma, se devo interpretare un altro, mi annullo. Annulli, però Però quando guardi film horror, sto Dario Ballantini, sei un appassionato, un fan, e ci sono dei titoli di cui adesso andremo a parlare tranquillamente e andiamo a parlarne chiaramente dai tempi antichi. Dai tempi antichi, passiamo dagli anni 20 dello scorso secolo. Nosferatu di Murnau. Beh, questo è proprio un capo stipite, no? tra l'altro ne stanno parlando ancora di un restauro perché insomma poi era stato censurato, ma a me interessa come spunto per il capolavoro che poi ne ha fatto Werner Herzog con il suo Nosferatu, quello con Klaus Kinski. Ah, bello. È quello, cioè l'altro è lo spunto, diciamo, embrionale, perché comunque era un cinema muto, sebbene, anzi, proprio per quello è considerato un capolavoro. Però il Nosferatu di Herzog, secondo me, è È il sublime. migliore, è sublime, è quello più. Sì. Per l'atmosfera, per come, cioè, come trattare un film con quei silenzi, con quelle lunghe fasi dove c'è il niente eppure si ha paura lo stesso, il modo di usare la musica, la recitazione di Kinski, il dramma terribile di quando portano la peste di qua con quella nave con Dufilo, che tra l'altro è uno dei suoi pochi ruoli drammatici. Cioè è un film in cui intanto gli attori sono straordinari, perché anche Bruno Ganz diventa quel malato di appunto di vampirismo che non voleva essere, gli cambia proprio il volto, si trasfigura con poco. E poi vabbè, Kinski lo sappiamo che fa paura Vabbè. anche a me, faceva paura anche a quanto poi, però qui la parliamo. Sì. Era un attore un po' particolare, insomma, che aveva le sue bizze. Ho saputo da registi che, insomma, lo hanno diretto pure un po' così, un po', vabbè, un po' pazzerello, ma sai, a volte alcuni grandi miti del cinema hanno fatto, no? Insomma. Erano un po' bizzarri, mettiamola così, un po' come il mio cognome. Un po' come il mio cognome. Tra l'altro, Robert Eggers adesso dovrebbe rimettersi a lavoro, sempre su un film di Nosferatu. I grandi miti che non muoiono mai, Dario. Mi fa piacere, anche se non credo che si raggiungerà a quel livello, poi magari mi smentirà, però quello di Herzog, ragazzi, è qualcos'altro, eh? Cioè, senti proprio il freddo, non so come dire, la paura, però Esatto. magari questo è bravo a rifarlo, non lo so. Sono molto contenta, Dario, che tra i film che tu hai scelto c'è il Dottor Jekyll e Mr. Hyde del 1941, perché proprio qualche giorno fa io ho comprato un cofanetto, trovato tra l'altro per caso, con quattro film del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, tra cui quello del 31 e quello del 41, più i due degli anni proprio sono ancora più vecchi. E quindi abbiamo anche questa passione in comune del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Insomma, questo è del grande Victor Fleming, insomma, Ma un poi grande regista. Spencer Tracy da urlo. Io tra l'altro ti racconto un piccolo episodio. Mi sono talmente appassionato di quel film che quando da giovane attore cercavo di convincere i registi italiani che ero bravo, io con un mio amico Roberto, che ahimè non c'è più, che faceva videomaker, che non si chiamava videomaker a quei tempi, inserì il mio volto, anzi te lo manderò anche, il mio volto che si trasforma al posto di quello di Spencer Tracy. Ottimo. Gli attori che parlano con me, invece sono io che divento il dottor Jekyll, tutto in bianco e nero, tutto virato, e sembra che io stia dentro il film. Una cosa proprio, diciamo, pionieristica, così anche ora risibile volendo, però il risultato fu forte. Molti registi furono colpiti, diciamo, dalla mia versione del dottor Jekyll, da appassionato di Spencer Tracy, che secondo me è uno dei più notevoli. E da imitatore ci sono entrato dentro e quindi è venuto proprio bene. Però insomma mi lega un ricordo a questo, comunque un film eccezionale anche quello, cioè non perde mai il ritmo, non c'è, stai sempre con quell'ansietta, ma nello stesso tempo sai come andrà a finire, eppure se lo riguardi ogni volta, per come brava Ingrid Bergman,
la Turner lui stesso, cioè lui veramente da essere buono con i dubbi di diventare cattivo ed essere cattivo con i dubbi di diventare buono, cioè bisogna essere grandi attori, Pensi che sia il più completo di tutti, diciamo, di tutti i film fatti sul dottor Jekyll e Mr. Hyde? insomma. E attenzione però, perché c'è stato un capolavoro di cui si parla poco, che è il telefilm italiano, la versione televisiva del grande Giorgio Albertazzi, che fece Jekyll, uno speciale per Rai 1 quando ero piccolo io, penso sia dei primi anni 60, dove, 69, 69. ragazzi, Albertazzi è ancora un'altra cosa. Albertazzi ti fa paura per il suo timbro di voce, quello attore di teatro, per il suo timbro di voce ed il pochissimo trucco. È veramente il capolavoro di Albertazzi. Ho avuto l'onore di dirglielo quando era molto anziano lui, però è stato contento, insomma, ci ho fatto una. Esatto, ecco, diciamolo questa cosa, no? Che questa miniserie fu trasmessa, come dici tu, dalla Rai dal 16 febbraio, leggo, al 9 marzo del 69. La serie è stata distribuita in DVD da Fabbri Editori e da Eleo Multimedia su licenza di Rai Trade. E per la colonna sonora composta da Gino Marinuzzi, Giorgio Albertazzi interpretò il brano Questa cosa che chiamiamo mondo, sigla della quarta e ultima puntata dello sceneggiato, su testo scritto da lui stesso. Il brano venne pubblicato, vabbè, sul numero nel 69 da Carosello, pensate, il grande Carosello. Quindi questa è una cosa molto importante, recuperatelo, non so se insomma, si può trovare su Replay, non lo so. Molta paura, fa veramente paura, è molto inquietante. Questo dato, Dario, fai bene, grazie di aver scelto questa cosa, perché fino a qualche tempo fa li facevano anche di notte, no? I sceneggiati sulla Rai, i grandi sceneggiati degli anni 60, Bellissimo. 70 della Rai, che erano strepitosi, no? E qualità unita a mestiere, ragazzi, eh? Non si possono disgiungere le due cose come spesso capita. Ci vuole. Secondo te, senza fare polemica, per quale motivo oggi, senza fare polemica, perché sono belli anche i sceneggiati di oggi, insomma, della Rai, per dire, no? Però perché oggi ci soffermiamo più su determinati tipi di personaggi, che può essere il commissario o il prete, e non c'è più quella voglia, come un tempo, di andare ad esplorare anche altri temi? Certo, perché allora si poteva sperimentare, c'era solo la Rai, non c'era il termine di paragone. Ci sono dei pro della concorrenza e questo è un contro. Essendoci tanta concorrenza, si ha paura che l'altra emittente faccia una cosa migliore, allora il sondaggio è quello che piace di più, è quello più facile, è quello più fruibile. Alla fine si snatura il prodotto, non si va ad osare abbastanza e vengono fuori questi prodotti un po' buoni per tutti, ma che non osano. E devo dire, nel caso del dottor Jekyll, per esempio, c'è stato un grosso rischio, perché se ti assicuro che a vederlo oggi fa paura a un adulto, figurati noi bambini, che mi ricordo che ci mandavano a letto dopo Carosello perché no, c'è cioè, dottor Jekyll, non si può vedere. E io ho sbirciato e ho ancora il ricordo di quella paura. Quindi comunque era traumatizzante da un lato. Oggi si osa un po' meno, da un lato è meglio, ma dal punto di vista artistico e dalla qualità, ragazzi, non ce n'è. Come erano quei sceneggiati. Assolutamente, Anche assolutamente era un'epoca d'oro quello, quella lì, insomma, per la Rai, insomma, per questi grandi sceneggiati in bianco e nero bellissimi, con un loro fascino. poi, spesso da attori presi dal teatro, con registi provenienti dal teatro, che quindi curavano di sicuro, ora mi immagino io, facevano una prova come si deve e quando venivano ripresi continuava a piano sequenza, non sbagliavano nulla. Pur essendo impostati, magari avevano la voce che diceva, beh, è stato girato, ma la potenza, diciamo, della qualità andava oltre, sì, anche se era. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Oggi, ripeto, purtroppo, insomma, siamo legati a determinati tipi di personaggi, senza stare a criticare, ripeto, le fiction, le miniserie, che poi sono bellissime, sono seguitissime da milioni di telespettatori. Però chiaramente c'è un po' di piattume, no? Sotto il profilo, non tanto della sceneggiatura, ma un po' insomma, di personaggi che si usano, no? Suore, preti, qualche volta investigatori. Questo è un peccato, insomma, uno vorrebbe, ecco, come dicevi tu, Dario, prima si usava di più, si pensava meno all'ascolto, non c'era il famoso audio, almeno non quello di oggi, Era e quindi, l'indiscernimento, insomma. lo chiamavano, e quindi facevano solo dei sondaggi. Esatto, innanzitutto, guarda, ti stanno salutando in tanti, ragazzi, io non A me so, piace sotto perché si può. a me mi escono, allora, io un saluto a te, Dario, Euro d'Orrore, Antonella Nucciarelli, Gigliato, Dario, sei un grande, ti prego, rifacci Gino Paoli.
Lo farò tra un po'. Ah, Una Gino due. Paoli, grande Gino Paoli. Poi, vabbè, questo lo recupero sulla miniserie. Dario sei bravissimo, dice Vittorio Indiano. Poi vediamo ancora un po'. Grande Dario, Alex per sempre. Un sacco di baci, di saluti. Buonasera, maestro Ballantini, un grande. Dice Wood in Design. Scusate che vi leggo un po' così. Sono veramente tantissime, ve ne leggo solamente alcuni perché sennò non ce la facciamo. Vediamo un po', ti voglio leggere alcuni commenti. Io sono una tua fans, Aurorafi. Grazie. Un saluto da calcio più o meno. Vediamo un po', anche Fede Mag 73, io sono una tua fans, grande Dario. Grazie, grazie. Quando dipinge, puntini sospensivi, ci scrive Max Finotti. Benvenuto Dario D'Andrea. Dalla, Dalla, che non è Dalla il cantante, non Dalla nel senso a Max Finotti, così scherziamo pure un po'. Draghi lo sta facendo, Max Finotti dice sì, insomma sono tanti, sono tantissimi, adesso non riesco a leggervi tutti, vedete che vado col ditino molto veloce. Allora, Dario, rimaniamo però negli anni 60 e qui un altro grande capolavoro, che ve lo dica fare? Se io dico solamente Alfred Hitchcock, Janet Leigh, ecco, e te chiaramente non mettetevi sotto una doccia perché parliamo di Psycho. Ecco, guarda, ero sicuro che i miei figli l'avrebbero apprezzato, tutti e tre, proprio non ho avuto paura a farglielo vedere, è un loro culto da subito, lo vogliono rivedere spesso, si vede da lì, cioè voglio dire, io ho i figli che sono una del 97 che fa l'attrice Ilaria, uno del 2000. Che è entrata, Ilaria, allora l'ho vista, un Ilaria Ballantini l'ho vista. Uno del 21 che fa il tatuatore, uno di 16 che fa il liceo artistico, tre età diverse, tre epoche diverse, tra l'altro anche due mamme differenti, su Psycho non c'è niente da fare, l'hanno visto, lo vorrebbero rivedere, ogni tot lo riguardano. Cioè, Psycho è un altro film senza quasi errori, addirittura secondo me l'eventuale errore che possiamo dire con mille scuse a Hitchcock, di quella lentezza iniziale quando si prepara la fuga di lei che prende soldi e va via, no? Invece è compensata poi da quanto dopo è incalzante lo stesso respiro di Anthony Perkins. Cioè, io dico un attore così, soltanto per lui, per quanto è bravo Anthony Perkins ad essere agitato, ambiguo, thriller, diciamo in continua tensione, nello stesso tempo elegante. Tra l'altro ricordo in qualche cosa l'eleganza di Paolo Poli, se ci fate caso, che è stato un grande attore italiano che la stava. Un altro grande attore, stai spolverando grandi attori. Però quell'eleganza, quell'ambiguità, quel grandissimo finale, ma anche tutti gli altri attori che partecipano, cioè anche lì si respira a un certo punto la tensione che non molla mai. Cioè, vabbè, ma Hitchcock è un maestro, vabbè, quindi che vogliamo dire? Hitchcock che veramente ha dato tanto a tanti, hanno tutti recuperato, ripreso alcune action, alcuni atti. Vere e D'oro. proprie scene, no? Come? Vere e proprie scene, molti registi hanno ripreso in qualche modo nei loro film. Quello della doccia, insomma, è una di quelle, insomma, quella diciamo, più famosa, quella che rimane nell'immaginario di Psycho di Hitchcock. Intanto ti continuo a leggere i commenti. Levizia Movie, una bella buona serata dalla Germania, ci sta seguendo, dal team Levizia Movie. Trotta, buonasera Dario, un saluto da Francesco Trotta di Gravina in Puglia. Grazie. Da tutte le parti, poi ancora Antonio Mottura, il Conte e il Renzi di Ballantini sono fenomenali. Psycho capolavoro assoluto, ci dice Andrea. Sempre Levizia, che ci scrive anche in inglese. Insomma, tanto. Quindi, ci sono altri film di Hitchcock che ti piacciono a parte Psycho? Gli uccelli, perché è un altro che anche lì i miei figli hanno visto mille volte sul mio suggerimento. Beh, gli uccelli è magico. Veramente lì Tra l'altro, Dario, gli uccelli è un film senza musica, eh? sono mille Fatto. sottotracce, ci sono anche lì attori straordinari, ma è la genialità di aver preso da questo racconto. Io, vabbè, diamo merito anche a chi anche magari l'ha scritto, però è un film unico, non somiglia a nulla. Secondo
se lo riguardi perché ci credi poi che succede questa cosa, eppure si vedono gli effetti, no? Un po' grossolani, dei gabbiani. Assolutamente. Dario, secondo te c'è un erede di Hitchcock? Come? C'è un erede di Hitchcock, secondo te? Ma allora, è stato il primo Dario Argento, senza dubbio, l'ha dichiarato anche Hitchcock. Ma ora come ora, allora, secondo me il regista di Angel Heart, in quel film tocca un livello molto alto. Non so se l'hai visto. L'ho visto ed è molto bello. Con È Mickey vero che lo Rourke. fanno pure poco adesso in TV. C'era un periodo in cui lo facevano spesso in TV, adesso un po' di meno. Mickey Rourke strepitoso, un attore che E poi. tra poco ci arriveremo, eh? Ok, Tra allora. poco ci arriveremo. Ma rimaniamo negli anni 60 perché hai preso un altro film grandioso. Che fine ha fatto Baby Jane con due grandi attrici che sono Bette Davis e Joan Crawford, che ci mancano tanto ormai. Insomma, sono state due grandi star. Un altro da rivedere mille volte, perché soltanto per la loro recitazione, che poi diciamo deborda nella realtà, perché erano davvero due colleghe che si amavano e odiavano. Pensa dove hanno poi dovuto costruire questo film dove gareggiano a chi recita meglio, ma senza dubbio ci si ricorda un po' di più di Bette Davis, perché vabbè, Vabbè. parliamo degli occhi di Bette Davis e basta, cioè. E ridico una cosa che può sembrare blasfema, l'unico che ha raggiunto degli occhi di quel genere è Totò. È Totò nella sua parodia, che fine ha fatto Totò Baby. Voi se l'andate a vedere, vedrete che Totò in certi punti ha la stessa potenza di Bette Davis. Ma infatti stiamo parlando di un attore italiano. Assolutamente, assolutamente. Che poi Totò è stato sempre legato in qualche modo anche lui al mondo dell'horror, perché praticamente la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Antonella Fulci, figlia di Lucio Fulci, che ci ha raccontato alcuni aneddoti di quando Lucio Fulci e Totò hanno lavorato insieme, perché come sapete Lucio Fulci è venuto dal mondo anche delle commedie, quindi ci ha raccontato diversi episodi con Totò e Lucio Fulci. Quindi, vedete che come la comincia Dario, la commedia, l'horror, sia nei personaggi sia Per nelle persone, insomma, no? Si uniscono. Paolo Pasolini ha usato Totò in maniera spaventosa, nel senso buono, cioè fa quasi stupendo la cattiveria di Totò in Uccellacci Uccellini. Quindi, vabbè, una maschera. Certo, Dario, mi fai riflettere su una cosa, no? Perché tu dici giustamente i grandi attori che solo con lo sguardo, con un movimento del viso, ti rendevano grande un film. Allora, la mia provocazione, che poi non è una provocazione a volte, insomma, in tempi, gli anni 50, 60. Devo salutare Pino Campagna, Oscar dell'amicizia, sa lui perché una volta mi ricordo Ecco, ciao, ciao Pino. Allora, ti salutiamo tutti, Pino. Ecco qua. che una volta andavo a raggiungere a piedi una stazione in Puglia di notte e lui si accostò, mi riconobbe, ce l'avevamo conosciuto e mi accompagnò alla stazione di notte. Abbiamo questo ricordo che ci lega per sempre. Bellissimo, e sono quelle cose che ti rimangono, quelle scene che ti rimangono impresse, no? Della vita. Ti stavo dicendo che mi fa riflettere sul fatto che molti film degli anni 50, 60, 70, a volte avevano delle sceneggiature non tanto esaltanti, però appunto dei grandi attori che ti trasformavano un film, se non in un capolavoro, comunque in un ottimo film. Sì, perché se un attore è magnetico e lo segui, impegna tutto il film. Tornando a Totò, io insisto, se voi guardate i film più scarsi di Totò, mentre lo vedete da lì, bravo, mentre gli altri attori recitano nella scena, lui fa sempre qualcosa anche quando non tocca a lui. Lui ravviva la scena anche degli altri con le contromosse, con lo spostarsi, con metterli in difficoltà. Fa vivere. Diciamo, Dario, come si dice, regge il film. legge il film. Regge il film, questo è quanto. Abbiamo parlato di Dario, di sfuggita, adesso proprio ne parliamo, perché tu hai scelto sia L'uccello dalle piume di cristallo, che è il primo film di Dario Argento thriller, e sia Profondo Rosso, che è l'ultimo film prima del primo film horror Suspiria, per quanto riguarda il thriller, il giallo, ma con venature già horror, che è appunto il grande film Profondo Rosso, con cui abbiamo già parlato anche con Claudio Simonetti e con tanti altri. Allora, parlaci un po' dell'Uccello delle piume di cristallo e di Profondo Rosso. Dunque, sono legato proprio nella vita a questi due film. Cioè, Le piume di cristallo,
perché mio nonno ci portava al cinema, mio fratello, così, senza vedere che il film faceva paura. Non c'era tanto vietato, non vietato. Si entrava alle seconde, terze visioni e vedemmo questo film e quindi mi è E si rimasto fumava. impresso. Mamma mia. Livorno, io sono di Livorno e ho questo ricordo veramente, cioè, è rimasto indelebile. Quando lo riguardo tuttora mi riaffiorano tutte quelle sensazioni, perché è un giallo, un bel giallo, recitato bene, girato con le sue prime trovate, no? Quest'occhio della porta che guarda di là quando lei è sola in casa, questo rivedere la scena per capire cos'è che ci sfugge, ma anche bellissimo il duetto di Tony Musante con Enrico Maria Salerno, cioè un grande attore americano, un grande attore italiano, bello, è troppo bello quel film. Vabbè. Dario, una domanda, ma non è che ti è venuta la passione di pittura perché hai visto il quadro dell'Uccello delle Piume di Può darsi, Cristallo? tant'è vero che alla mia prima mostra un insegnante mi disse: guarda, ti devi smacabrare, pensa te. Infatti, tra poco arriveremo però anche alla tua pittura, perché ho visto dei quadri bellissimi ma inquietanti, sotto alcuni aspetti. Ciao Vito Napolitano, un altro attore regista. Allora, per quanto riguarda Profondo Rosso, l'altro ricordo è questo. Col mio amico Valde, da bambini, non si poteva andare a vedere perché era, credo, vietata ai 16, non mi ricordo, a 14, vabbè. Lui riuscì a vederlo, non so perché. Non so se perché aveva un anno prima di me o era passato per più grande. E quindi ho vissuto Profondo Rosso raccontato dal mio amico Valde, si chiama con la V. E quindi prima l'ho tutto immaginato. Poi finalmente l'ho visto, sapendo la musica poi a memoria, perché alla radio la mandavano sempre. Quindi c'erano tre fasi: il racconto del mio amico, la musica inquietante dei Goblin, e poi vedere che il film non solo non ti delude, ma è un altro capolavoro di ritmo e di genialità. Dario, come lo guardi oggi ancora? Luce spenta, luce accesa? No, ma se mi spenta. Le labbra agli inizi, bravissimo nella sua parte, quasi metafisico, dai. Poi le sculture a Torino, lì, no, eccezionale. Cioè, anche l'idea della donna nel quadro, nello specchio, ci sono quelle due o tre cose che non l'ha più fatta neanche Dario Argento, del quale sono amico, anche se lo vedo pochissime volte. Amico, diciamo, con grande affetto, non si sa perché, abbiamo un affetto reciproco, però. Tra l'altro, hai già visto Chiavi Neri? Come? Hai già visto Chiavi Neri? Ti No, ancora no. Ho paura. puoi fare un'idea. Sì, ti farà un'idea. Senti, anche tu sei d'accordo con il fatto che Dario non è più quello di allora? Ma sai, questo può, ti parlo anche da pittore, questo può capitare di dover essere costretti a fare i conti con cosa hai fatto prima, capito? Io se posso trovare un difetto, ma lui non ci ha mai fatto tanto caso a questa cosa, e qui un errore rispetto a cosa dicevamo dell'uso degli attori, è che in molti film ha mescolato attori bravissimi con attori che non reggevano, ecco. Quindi vedere questa differenza a volte dava fastidio. Come Dà fastidio anche Dario. Io una cosa che ho notato in alcuni film, soprattutto diciamo dell'ultima, della seconda parte della sua filmografia, il doppiaggio. anche qui. Cioè, a volte un doppiaggio che non era amalgamato bene. E ecco, c'è stata una cura un po' sbagliata, sì, nell'editing della cosa. Evidentemente, sì, magari ha perso un po' il controllo nel momento che c'era ad essere più costanti possibili. Ecco, non ha avuto la costanza. Cioè, in tanti film ci sono delle zone in cui, eccolo, ritorna Dario Argento. Quella sequenza è bellissima, come quella del treno, mi sembra, di Non ho sonno, non mi ricordo se era. Bellissima anche quella di Non ho sonno, E sì. la Lisa poi dopo perde, capite? Questo è brutto perché bisognerebbe prendere i pezzettini in cui ancora c'è la zampata di Dario Argento, però tutti lo vogliamo sempre Sì, attivo. no, sempre, assolutamente. È una droga per noi, è una droga. Nel criticarlo positivamente o negativamente, ma è una droga. Ciao Dario, ci saranno Gianluca, dice ciao Dario, buona serata da Rubri Luxardo. Ciao, ti risaluta Vito Quindi questo Napolitano. è sul mio Instagram, se questi scrivono o no. Certo, Ma ora c'hanno anche quelli tuoi, io certo, mi quelli di Ore d'Orrore e quelli tuoi. È perfetto, hai visto? Ti sta piacendo questa un po' diretta un po' pazzerella, un po' così. Allora, Andrea, Profondo Rosso capolavoro con attori di teatro e di cinema, ricordiamo il grande Glauco
Mauri, la medica Clara Calamai, nata a Prato, il primo seno nudo, poi dicono il primo seno nudo, il secondo seno nudo, non si sa, insomma. Cioè, questa cosa. Gli occhi di Mai sono notevoli, gli occhi suoi in profondo rosso sono occhi veramente di altissima qualità, ragazzi. Cioè, ma perché Assolutamente. degli oggetti al buio dei guanti, dai, via. Iride ci dice buonasera, orrorosi fantastici. No, Sai non che vedo orrorosi. la bamboletta che va a rompersi in profondo rosso è del grande Rambaldi, eh? Assolutamente sì. E tra l'altro ricordo, e tu lo sai perché tu sei stato credo diretto da Victor Rambaldi, Dal figlio giusto? del Che figlio. avremo proprio qui appunto Daniela e il fratello la Dite prossima settimana live in diretta, eh? a Daniela di mandarvi il libro su suo padre, che è bellissimo. E penso che parleremo anche di questo, perché ovviamente parleremo della vita e delle opere di Carlo la prossima settimana, quindi sarà bello. Gli manderò ovviamente i tuoi saluti, anche se vi sentite regolarmente, quindi credo. Quindi che onore stasera, ci dice Calderone Luca. Ecco. Stare insieme, parlare di Esatto. piani in maniera metafisica. Senti, passiamo da un grande a un altro grande, Pupi Avati. Pupi La Avati, casa dalle finestre che ridono. che è il capolavoro di Pupi Avati, che poi è diventato un regista fortissimo sul genere della memoria, della situazione, ha cercato le sue atmosfere ed è un direttore d'attori straordinario. Ci ha lavorato in un film e mezzo e devo dire che lui e Virzì sono quelli che ti dirigono meglio, diciamo, dal punto di vista di darti il suggerimento giusto. Ma chiusa questa parentesi, La casa dalle finestre che ridono è il suo capolavoro, perché ambientare un horror giallo in questa rarefatta pianura padana con queste attività, questi legami con la pittura, con questo pittore pazzo che dipingeva la morte, il finale a sorpresa, anche lì, come si sente bene, quella, ultra provincia italiana dove può succedere di tutto, Di perché tutto. immagini di tutto, con questi attori che ognuno ha una vita dietro. In questo è stato maestro, è bellissimo quel film anche nella colonna sonora, insomma, nel tema musicale. Lei, che è diventata poi una bravissima sceneggiatrice, e Lino Capolì, bellissimo. È un film che consiglio, io l'avrò visto 10 volte, cioè, è Io bellissimo. di più perché, vabbè, sono amante di Pupi Avati e poi insomma, ho forse un po' più tempo, quindi riesco a vederlo, ma è insomma, un grande regista. E visto che stiamo organizzando noi di Horror d'Orrore, il primo Awards Horror italiano, il Vespertile Awards, il 26 agosto a Roma, ve lo ricordo, stiamo organizzando questo grandissimo evento dove daremo anche già il premio alla carriera, insomma l'abbiamo già comunicato dal Dolato, presto daremo l'annuncio anche a Lamberto Bava, che è già stato qui con noi, che tornerà il 5 aprile di Salutiamo Quito. Manuela Arcuri. Ecco, sarà un bacione anche a Manuela Arcuri e quindi daremo anche il premio alla carriera a Lamberto Bava, che tornerà in diretta il 5 aprile, quindi fai bene a ricordare questi grandi registi. Sono contenta che tu abbia ricordato appunto Dario Argento, tra poco parleremo anche di Lucio Fulci, che insomma, che ci manca tanto, perché sono bello, bello che appunto che parli del cinema italiano. Perché noi di Orrore siamo nati. Bene il cinema italiano, come lo è l'arte, la culla dell'arte è l'Italia, quando si va a pescare nelle doti artistiche, noi superiamo tutti, non perché, lo dico per campanile, altri supereranno in altri campi, ma quando Assolutamente, no, certo. pesca nella propria Ma identità. Dario, vogliamo dire che noi abbiamo insegnato a tanti il cinema. Non è che. Poi, insomma, io dico sempre, no? Ci siamo troppo americanizzati, no? Nel senso è, ma gli americani senza gli effetti speciali che costano una barca di soldi, voglio vedere se fanno tutti questi grandi capolavori. Anche loro sono imbrigliati, perché difficilmente, a meno che non siano indipendenti, difficilmente si buttano. Però alcuni, prima si parlava di Alan Parker, Per carità. Angelari. Allora Dario, guarda, Chris Sarli dice Dario è il numero uno dei numeri uno. Quindi sono il portiere. Esatto, è un portiere. Portiere. Pau Fak, ricordiamo anche le musiche dei Goblin e Giorgio Gaslini in profondo rosso, soprattutto Gaslini, che pochi se lo dimenticano, ma è tutto partito da Gaslini, poi Goblin Sì, lo so. hanno fatto il loro, Come grande Gaslini, non dimentichiamolo mai anche questo, eh.
musiche dei Goblin di Gaslini si abbinano proprio come proprio in maniera sublime nel film, non potresti vederlo senza musica e viceversa. È successo poi anni 90 con Fellini, È tanto vero. Fellini È si è anche sulla colonna sonora di Rota. vero. Iride, finalmente parlare della Casa delle Finestre che ridono, testo fantastico sempre. Grande Dario, Tom Bene, Sono Grandicello, me lo ricordo quel film, dice Luca. Pupi Avati, grandioso regista, ci dicono. Di Pupi ho anche amato Il cuore altrove. Beh, un La altro scritta di grande. Napolitano, ho visto, Eh sì. beh. Allora, abbiamo già salutato. Ciao Manuela. Allora, ciao Dario da Stefano Russi. Bene, bene, piano piano vi leggo tutti, non vi preoccupate, qualcosa perdo, ma insomma cercherò di leggervi tutti come sempre perché gli utenti sono il cuore, delle live. Allora, Lucio Fulci, Sette note in nero. Io ti dico, il mio preferito è naturalmente Non si esibizia un paperino, vabbè, quello per me è perché ha raccontato proprio una grande Florinda Bolkane, vabbè, però anche Sette note in nero, insomma. Andrebbe fatto il remake, lo dice sempre mio fratello, guarda, ogni volta me lo dice, ma perché qualcuno non fa il remake? Perché a parte qualche ingenuità iniziale così, è proprio fatto bene, cioè questa storia in cui ci arrivi solo dopo a capire, non sto a dire, magari qualcuno che non arriva Esatto, l'ho visto. dire che cos'è questa precognizione dell'attrice, i cattivi che poi non sembrano cattivi e viceversa, anche lì è un po' schematico, ma è un bel giallo, veramente un bel giallo. Assolutamente. E poi abbiamo Ascensore per l'inferno di Alan Parker, un altro grande. Hai detto uno a caso comunque, Alan Parker. Amo l'estero, lo amo molto, ma così è un limite mio su quel film, che tra l'altro ci andai anche prevenuto, perché Mickey Rourke era quello di 9 settimane e mezzo. Uno va a vedere Angelarte e Mickey Rourke è da dargli l'Oscar 4-5 volte in più, così, al ricordo di quel film, capito? Di là che poi, meno male che col wrestler è tornato in auge, Mi però... ricordo quando uscì questo film, molti erano per Mickey Rourke e molti invece erano per Robert De Niro. Tu da quale parte stavi? In questo caso è Mickey Rourke, perché ragazzi, Mickey Rourke, io l'ho visto anche tutto in lingua originale. Ciao, ha una recitazione, una partecipazione quando scopre la cosa terribile che non sto a dire del film, come gli cambia il volto, come piange davanti allo specchio. No, il ritmo, la paura che ti fa. Poi certe attrici, Charlotte Rampling in quel piccolo ruolo. Beh, De Niro bravissimo, purtroppo c'è quell'effetto. Quell'effetto in elettronica degli occhi che lo Quello sciupa, sì, un po' ma così. lei è la bravissima attrice di colore, bellissima e bravissima, anche lei che ha quel rapporto torbido con lui, ma poi il susseguirsi delle cose, flashback, il ritmo, l'amore, fa veramente paura, altro che, cioè, veramente bellissimo. E poi abbiamo, voglio chiudere con una pura formalità del grande tornatore. Saluto di Giuseppe Tornatore, lui stesso si rammarica che la critica non abbia capito che, ma che nuovo cinema paradiso? Una pura formalità è il capolavoro di Giuseppe Tornatore. Dico una cosa che a volte non viene notata, no? Gli attori straordinari, no? Sono tre soli, di fatto, no? Il finale bellissimo, l'atmosfera, anche la metafisicità. Ma anche nella versione arrivata a noi con il Roman Polanski, anche lui da Oscar, doppiato da un Leo Gullotta da Oscar pure lui, cioè Grande Gullotta. Depardieu proprio come ti fa stare male il suo disagio dentro quella casa. Bello, bellissimo, grande tornatore in quel film. Grande Leo Gullotta, che mi hai tirato fuori Leo Gullotta, Ma che io amo tanto dal doppiato teatro. Polanski in una maniera, cioè, gliel'ho anche detto e lui era piacevolmente colpito perché a volte i doppiatori ti sfuggono, no? Purtroppo. Senti, tra l'altro, allora le leggo, io grazie a Robert Lucifero imparai a sbucciare le uova sode, pensa, c'è sempre da imparare al cinema. Allora, c'è chi ti ha visto a Schio giorni fa, Robert De Niro sublime in Angel Heart, le sue unghie che sbucciano l'uovo sodo. Atelier Guglielmo Della dice, ne fece una versione teatrale molto bella. Oddio, questo non lo sapevo. Bene. Nemmeno io. Gerard Depardieu, fantastico, ci dice Andrea Berveglieri. Allora,
volevo un attimino parlare della tua pittura. Mi sono andata un po' a scartabellare su Google, qualcosa avevo già visto anche diciamo, in passato. È vero. Dipingo, eh? 40 anni che dipingo. Esatto, esatto. Vabbè. Capito? Ecco, perché pochi conoscono, no? Pochi conoscono il fatto che tu sia un grande pittore, perché fai dei quadri veramente straordinari. Io sono andata a vedere oggi alcune cose l'avevo viste già in passato, oggi sono andata su Google a vedere altro e devo dire che alcuni dipinti sono pure un po' inquietanti, Dario, un pochettino. Sì, io scavo, indago l'essere umano e mi butto a pescare nell'inconscio e vengono fuori così. Mi spiace per chi ama i fiorellini e i paesaggini, ma a me vengono così. Che stile fai? Come definiresti il tuo stile? Sono nel solco dell'espressionismo, senza dubbio. Certo, ogni volta si dice neo, ogni volta che è una cosa nuova, neo-espressionismo, diciamo neo-espressionismo. Però si tratta appunto di esprimere qualcosa e non descrivere una cosa oggettiva. E io sono anche monotematico, ho sempre l'argomento dell'essere umano che si contorce, non capisce cosa voglia dire essere umani. Diciamo, se vogliamo sintetizzare, sono sempre volti comunque mescolati a un paesaggio che immagino io e che danno un po' di inquietudine, devo dire. Dario, c'è una parte dark in te? Per forza, sì. Ed è quella che ho pescato da Petrolini. Cioè, per forza, perché io cerco di far ridere per esorcizzare il dark da fare. Perché almeno nel buio ci sia una risata, così. Ci fa un po' paura, ma un po' ci dà. Ma è vero come diceva Totò, credo lo diceva Totò, insomma, che tutti i comici sono un po' tristi, hanno il lato triste, diciamo, nella vita Che reale. altro diceva che chi non ha subito e non ha avuto delle difficoltà, lui addirittura parla appunto di povertà, non può far ridere, perché far ridere, diciamo, ahimè, far ridere quasi la miseria dell'essere umano. L'agiatezza, se si guarda anche la grandezza di aver inventato Villaggio, il suo Fantozzi, da cosa viene? Viene dal grande disagio, dell'imbarazzo della compagine dell'essere umano, quindi che ha vissuto le proprie difficoltà. Allora ti ci riconosci, che se sei una persona sensibile e hai patito, ti riconosci nel patimento di un altro e magari ti fa anche ridere. Hai fatto tante maschere a Striscia, c'è qualche maschera che non dico ti metta paura, perché ovviamente si sta parlando ovviamente di un programma, diciamo, di satira come Striscia la Notizia, ma che ti ha inquietato? Beh, però quando imitai Ignazio La Russa molto prima di Fiorella e quindi Cecciatina, Molto prima. non dico che l'abbiamo interrotto con Ricci, però era molto inquietante perché lo facevamo uscire dal fuoco e faceva un po' paura alle 8 di sera. Ecco, era un po' inquietante, lo facevo mefistofelico. Esatto, quindi insomma era un po' inquietante. Caghi, non ti credere che non abbia uno sguardo un po' inquietante, quello vero, eh? Io cerco di farlo un po' più all'Alberto Sordi. Assolutamente, assolutamente. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Noi di solito chiudiamo alle 22:30, ma oggi ti facciamo andare via un po' prima perché so che poi sei, insomma, c'è un sacco di impegni, sei molto impegnato. Però una domanda che ti voglio fare. Tu hai fatto anche l'attore, ok? Ti piacerebbe fare appunto l'attore di un film di genere che possa essere un horror, anche un thriller, visto che noi parliamo comunque anche di giallo, thriller, fantascienza? Dovrei essere diretto però bene, perché non nascondo che cinematograficamente io non sia proprio una cima, nel senso, abituato alle smorfie, abituato ai trucchi, il cinema si recita soprattutto con gli occhi, col sentimento, ed io ho visto che quando ho partecipato a qualche film ho avuto bisogno della direzione, come ti dicevo prima, o di Avati o recentemente anche Rohan Johnson, perché ci sono tanti attori molto più portati e più bravi nell'essere così naturali nel cinema. Però è chiaro che mi piacerebbe il thriller, magari sfruttando proprio il mio trasformismo. Beh, il mio sogno, te l'ho detto, sarebbe proprio il dottor Jekyll e Mr. Hyde, però insomma è un'ambizione un po' forte. Beh, ma senti, niente, niente, se si inventano un nuovo Michael Myers o un nuovo Jason Voorhees italiano, ti puoi mettere tutta una maschera e via. Vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo. Allora, leggiamo gli ultimi commenti. Nella versione teatrale di una pura formalità, la parte del commissario la fece l'attore che in profondo rosso ha il piacevole incontro col pupazzo. Ah, pensa. Quindi Ok. Glauco Mauri. Quindi Glauco Mauri, vorrei salutare il mio idolo.
Ciao a tutti, Danna. Mi ricordo Ignazio La Russa, geniale l'imitazione. Posso entrare per salutare Dario? Non si può perché siamo quasi in conclusione. Un bacio a Dario, ti faccio io da action Va bene, coach. acting coach. Allora, Dario, prima di salutarci, voglio ricordare agli utenti l'appuntamento con appunto i figli di Carlo Rambaldi che saranno qui con noi martedì prossimo. Salutameli. Esatto, poi vi ricordo che ci sarà l'appuntamento mensile con Rassegna Notturniane per parlare di alcuni temi del mensile notturno con il direttore Davide Pulici. E poi vi ricordo il 20, non ci vedo, il 29 marzo ci sarà qui con noi Crizia Fornasier, attrice, insomma ci parlerà anche lei della sua passione dell'horror, ma ormai con Dario abbiamo aperto il mondo agli Gianni, ospiti. ricordo il primo provino che mi ha fatto e me lo Chi ricordo è? io, Gian Giannatani, Natale. casting delle reti Mediaset. Dai. E poi per concludere, il 5 aprile vi ricordo il ritorno in live di Lamberto Bava. Gli dobbiamo dare un po' una notizietta molto bella. Allora, Portentoso, Rambaldi Schizzi. Rambaldi Schizzi. Allora, come ti sei trovato, Dario? Benissimo, io parlerei 100 ore di. Allora. E se mai facciamo un'altra bella diretta, mi scegli altri 10-15 film e Un ne parliamo. argomento specifico, se ne tratta uno, ce lo riguardiamo la sera prima e l'analizziamo in tutti i minimi particolari. Certamente, certamente. Dario, ti voglio bene. Grazie. Grazie della tua umiltà. Veramente. Giusto, l'umiltà fa l'uomo grande, diceva mio nonno. È vero, i nonni, i santi nonni. Grazie. Grazie a Dario Ballantini, ospite di Ore Talk. Ciao, Dario.